Il Valdiano incontra in casa il Castel San Giorgio. Sì, è una squadra, come dicevo prima, la nostra concorrente, dobbiamo fare punteggio pieno, è una squadra che viene da una sconfitta casalinga, quindi sicuramente verrà agguerrita, verrà arrabbiata e noi dobbiamo farci trovare pronto, so che hanno anche cambiato allenatore, quindi sicuramente vorranno fare bene, ma noi non ci possiamo più permettere passi falsi in casa, soprattutto se vogliamo uscire fuori da questa situazione, dobbiamo approfittare soprattutto delle vittorie casalinghe per poi andare a fare qualche altro punto fuori, quindi dobbiamo concentrarci bene su questa partita, dobbiamo prepararla già bene da oggi. È una partita non semplice perché il Castel San Giorgio era stato costruito per fare il nostro tipo di campionato, si trova coinvolta in questa situazione, però effettivamente noi se giochiamo come abbiamo giocato con l'ultima partita in casa con Cervinara sicuramente potremmo fare bene. Primo dicembre che sancisce di fatto l'apertura del mercato di riparazione, tra virgolette, non sarà possibile quindi impiegare già i nuovi acquisti. Parliamo invece dell'infermeria e soprattutto degli squalificati dalla squadra in vista della prossima gara. No, come infortunati abbiamo solo Torre, il ragazzo ha problemi agli adduttori, è l'uno che ha problemi fisici, poi per il resto sono tutti disponibili. Quanto riguarda le squalifiche, non dovremmo avere squalificato, a meno che Carpagna non ha raggiunto la quinta ammonizione, ma mi sembra di no. Che domenica è stato ammonito lui, era quello un po' più che aveva problemi di avvicinarsi alla squalifica, poi per il resto siamo tutti disponibili.